Pharma Expo 2018, Rotativo Italia nella mostra d'Oltremare, con noi il dottor Luigi Guacci, 11ª edizione, dimostrazione che insomma quando c'è qualità e competenza le cose si possono fare, insomma un incontro a cui partecipano anche figure giovani sempre di più. Sì, è vero, è l'11ª edizione e ha detto una cosa giusta: quando le cose si vogliono fare e si fanno con competenza, si fanno bene, le cose poi possono riuscire. Probabilmente molti non avrebbero scommesso che questa edizione sarebbe mai arrivata all'11ª, invece noi ci abbiamo creduto dalla prima edizione, e questo lo posso dire, ce le siamo fatte tutte 11, e quindi adesso ha preso piede e sicuramente è fatta molto bene, organizzata molto bene. Ed è un'occasione unica, perché in questa occasione tu riesci a incontrare persone con le quali sei in contatto ma che non riesci a vedere perché è quasi impossibile. E poi, come diceva giustamente, tantissimi giovani che sono il futuro nostro, il futuro dell'Italia, ai quali non si dà ancora credito, si aspettano tutto dai giovani, però non gli si dà niente, non gli si dà la possibilità di emergere, non gli si dà la possibilità di farsi valere. E invece noi questo lo vogliamo fare. Sì, è venuto un pullman con 50 ragazzi, associazione studenti farmacia di Chieti, se ne vanno oggi, vengono per il piacere di venire, di partecipare, il piacere di capire, e questo ha incentivato. Io poi in mezzo ai giovani ci sto benissimo, perché mi arricchiscono veramente, quindi è una soddisfazione enorme. Poi vedere tanta gente che ti vede, se si crea un rapporto di stima e di fiducia, quello è fondamentale nella vita, al di là di tutte le altre cose che possono essere, un rapporto commerciale conta, ma se non c'è un rapporto di fiducia, il rapporto commerciale sarà sempre sballato. Assolutamente, lei prima parlava insomma anche di guidare, di accompagnare questi giovani e i farmacisti. In questo momento in cui si parla tanto di apertura ai capitali nella farmacia, il mondo insomma dei farmacisti è molto disorientato. In questo senso cosa propone Guacci? Ma io ai miei clienti e amici, perché essendo farmacista ormai da più di 50 anni sono clienti ed amici, io preferirei che ogni farmacista mantenesse la propria indipendenza, perché oggi si parla di reti, si parla di capitali, però tu praticamente prendi la farmacia e la consegni a un ente tot, il quale non lo so come la condurrà, ma la figura del farmacista viene proprio a essere considerata per come non è. La figura del farmacista dovrebbe essere importante. Io so perfettamente che la gente che viene in farmacia e non ci viene per comprare giocattoli, anche quelli, ma non per quelli, è gente che ha bisogno del consiglio, è gente che ha bisogno dell'aiuto, è gente che ha bisogno anche di una parlata per darle fiducia. Ma lei mi spiega, se va a finire in mano alle reti, ma quale farmacista farà questo? Quindi io dico ai miei clienti, voi in una rete ci siete già, perché siete con Guacci, che vi assicura tutto quello che può fare, ve lo fa. Però siete liberi, nelle vostre farmacie siete liberi, se perdete la vostra libertà è fine, finito, si uniforma il tutto, diventiamo delle botteghe come tanti altri, più né meno. E questo a me, sbaglierò, però il mio pensiero è questo. Assolutamente, quindi insomma possiamo dire che verso il futuro, insomma verso le prossime edizioni e verso gli anni che verranno, Guacci continuerà ad essere al servizio delle farmacie indipendenti? Sicuramente, anzi, molto di più, perché in questo momento, mi creda, in questi due giorni ho avuto tante di quelle domande. Gigi, ma tu che ne pensi delle reti? Ma tu che ne pensi delle reti? Ho detto, ma tu già ci stai in una rete, solamente che sei libero.